Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua in un posto alquanto particolare, un posto, il posto della mia infanzia, perché siamo praticamente nella casa di campagna di mio nonno che adesso non c'è più. E niente, sono venuto qua perché tempo fa, quando decidetti di lasciare la Sardegna per trasferirmi in Francia, presi tutti i libri che avevo letto in 4 anni in Sardegna e li rinchiusi in 2 scatole perché ovviamente non potevo portarmeli dietro. E diciamo che sono voluto venire qua un pochettino per cercare quelle, mi sembra fossero 2 casse, quindi per cercare 2 casse, queste 2 casse piene, stracolme di libri. E accendere qualche ricordo, perché ovviamente i libri molto spesso fanno parte di un'epoca, di un'età, e quindi voglio attraverso quei libri cercarmi di ricordare o cercare di ricordarmi com'ero. Quindi cerco queste 2 casse, una volta che le trovo, sperando di trovarlo ovviamente, farò questo piccolo video su una sorta di unboxing del passato. Da qualche parte dovrebbero esserci, ecco, già mi ricordo perché questo libro, Accendi le tue idee, è un libro che faceva parte di quella cassa, che proprio un libro che comprai all'epoca e che mi sembra mio fratello abbia deciso di tirare fuori, perché anche lui ama questo genere di libro ed è un libricino praticamente dove ci sono dei mini giochi e serve appunto, scrivi una lettera dai fan a, diciamo così, scatenare le idee, quindi anche un modo per conoscersi. Come vedete, è un libro che non ho praticamente usato perché serve ben altro, secondo me, per accendere le idee. Qua vedete come c'è molta roba abbandonata, comunque c'è veramente di tutto. Qua ce n'è una di cassa di libri. Sì, lì ce n'è una. Dovrebbe essercene un'altra perché. Ho trovato finalmente la cassa, ragazzi, una cassa che contiene molti libri, molti dei quali me li ricordo, altri me li ricordo un po' meno, alcuni li ho letti, altri non li ho letti. In ogni caso, l'importante è che oggi sono qua con voi per scoprire quello che c'è dentro, andare un po' dietro nei ricordi, che è sempre molto bello, e vedere un pochettino che tipo di persona ero. Quindi direi di cominciare subito e via. Allora, incominciamo subito con il libro di Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci, un libro che all'epoca, sto parlando del 2014, mi era rimasto molto impresso perché ti permetteva di avere una differente visione di come ragioniamo di fronte, quando ci troviamo di fronte ad eseguire delle scelte o a prendere delle decisioni. Ci sono concetti che ho ritrovato in un libro recente che sto leggendo, Il Cigno Nero, tra l'altro un libro che porterò sul canale, e quindi avevo voglia veramente di capire e di rileggere questo libro con gli occhi di un 33enne, non più con gli occhi di un 26-27enne. Ovviamente riscoprire i libri del passato vi aiuta anche a avere un differente punto di vista sui libri che leggevate un tempo.
Allora, LSD, il mio bambino difficile, Albert Hoffman, diciamo che è un libro che non ho letto nella sua totalità, ho letto solamente le prime pagine, diciamo che si sente proprio che dietro tutto questo c'è uno scienziato, quindi diciamo che il modo di scrivere forse non mi aveva preso al punto da andarlo a finire, comunque è molto interessante perché parla dell'inventore dell'LSD. Quindi proprio il chimico che ha sintetizzato per la prima volta l'LSD e che ovviamente poi descrive che cos'è l'LSD attraverso anche l'esperienza e l'uso che lui stesso ne fa. Un libro comunque interessante per chi è appassionato di scienza. Poi, allora, questo è un libro che mi è stato regalato da un mio amico quando vivevo in Sardegna. Parla sostanzialmente, vedete, c'è anche la dedica. Parla praticamente dei segreti che ci sono perduti nella città di Cagliari, che è poi il capoluogo di provincia della regione Sardegna, e quindi diciamo che può essere interessante perché è scritto da un certo Marcello Polastri che ha in qualche modo esplorato Cagliari in tutti i suoi segreti e misteri, quindi molto interessante. Allora, oddio, questo video durerà un po' più del solito. Qua c'ho The China Study, un libro di nutrizione. Io sono un grande appassionato di nutrizione, oltre che ovviamente di letteratura, ed è un libro che racconta un pochettino del problema legato all'eccessivo consumo di carne, e lo fa da un punto di vista veramente scientifico, perché Colin Campbell ovviamente ha fatto degli studi che poi sono stati pubblicati in riviste scientifiche molto importanti. Scrivendo poi e racchiudendo in questo libro di più o meno 400 pagine, tutte le scoperte, ricco di citazioni e tutto, quindi a leggere per chi è interessato di nutrizione. Allora, questo è un libro di Paolo Sorrentino, hanno tutti ragione, ora non chiedetemi la trama perché non me la ricordo. Quello che mi ricordo è semplicemente che in questo libro si sente l'odore dei film di Paolo Sorrentino. Sostanzialmente c'è la filosofia di vita di Paolo Sorrentino che è trasmessa in questo romanzo, che poi anche la sua visione del mondo che conosciamo tutti tramite La grande bellezza o altri film che ha fatto. Quindi da leggere, assolutamente è un romanzo che è passato abbastanza in fretta, lo vorrei rileggere tra l'altro, ma tornando in aereo non posso permettermi di portare troppi libri. Poi abbiamo, allora, questo è il libro di mio nonno, un sassarese in tempio della scienza. Mio nonno era sardo, era un grande ricercatore, ha fatto delle scoperte niente male in Sardegna nel campo della veterinaria e ha scritto un piccolo libro un anno prima di morire, quindi un libro che ho letto, un libro che ti racconta di quanto si faccia, all'epoca si faceva il culo poi per diventare quello che voleva diventare, un uomo che ha sempre lavorato tanto, nonostante una pigrizia di fondo molto, molto forte. Poi cosa abbiamo? L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, il racconto mi sembra che siano quattro storie che parlano d'amore, diversi tipi di amore, ed è un libro fantastico. Questo è uno forse dei migliori libri che io abbia mai letto nella mia vita e penso che lo rileggerò un giorno quando ritornerò nella fase romanzi. Un libro che insegna molto sull'amore e sulla relazione di coppia. Vediamo cosa c'è poi. Allora, Pillole di Aristotele. Questo libro, ragazzi, questo è un libro che praticamente è stato quello che mi ha avviato all'amore per la filosofia. Un libro scritto molto bene, di Lou Marinoff, ed è un libro che racconta la filosofia in maniera molto spicciola, dando però degli insegnamenti molto, molto importanti che tuttora mi rimangono nella memoria quando mi trovo in momenti un pochettino più difficili della mia vita. Quindi per chi stia cercando un libro che permetta un approccio facile alla filosofia, io consiglio Le pillole di Aristotele di Lou Marinoff. Allora, qua abbiamo Erich Fromm, L'arte di amare, un libro che mi ha regalato una mia ex ragazza e racconta veramente, non mi ricordo sinceramente come era trattato, però ovviamente parla di amore e parla di che cos'è l'amore. Sostanzialmente, se non sapete dare una risposta alla domanda che cos'è l'amore, leggete questo libro perché è un libro che racconta l'amore da un punto di vista
vista filosofico proprio, quindi lo consiglio. Signori, Siddhartha di Hermann Hesse, questo è stato veramente un libro che mi ha aiutato molto in un periodo molto difficile della mia vita, in cui ero solo. È stato proprio l'anno, i primi mesi che mi ero trasferito a Cagliari, ero solo e mi tenevo compagnia con questo libro che mi ha insegnato sostanzialmente a come percepire se stessi e gli altri. Diciamo che è una piccola introduzione al buddismo, perché poi è la storia di Buddha e del processo che lo ha diventato, che lo ha portato a diventare Buddha. Quindi un libro che per chi stia che consiglierei a chi sta attraversando un momento difficile e abbia bisogno di un minimo di spiritualità nella sua vita. Quindi Hermann Hesse con il suo Siddhartha. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. C'è di tutto, eh. Allora, vediamo un po'. In realtà mi aspettavo ci fossero più libri, vi dico la verità. Le particelle elementari, signori, di Michel Houellebecq, uno dei miei autori francesi preferiti insieme a Emmanuel Carrer. Sono anche molto simili nello stile, li immagino anche come essere due personaggi molto simili. Niente, un romanzo molto bello che racconta di quest'uomo di età avanzata, di come vive il mondo, di come vive il suo rapporto con l'altro sesso, insomma, con tanti spunti di riflessione, forse uno dei migliori romanzi che abbia mai letto, e forse anche uno dei romanzi e dei libri che mi ha di più avviato alla lettura anni fa. Allora, cosa ci abbiamo qua? Abbiamo Follia, Irving Welsh. Lo stesso Irving Welsh è autore anche del romanzo di Trainspotting, un film che ho adorato, però vi devo dire la verità che io non amo troppo questo genere di romanzo, lo trovo troppo duro, tipo di scrivere talmente reale che a volte mi dà fastidio, e quindi diciamo che non sono riuscito a portarlo a termine. Però dello stesso tipo abbiamo Fight Club di Chuck Palahniuk. Quindi Fight Club, ragazzi, è un libro fantastico. Chuck Palahniuk ha un modo di scrivere che è molto duro anche lui, però diciamo che parte in degli intrecci narrativi molto particolari, molto ben fatti, dove a volte ci si perde anche un po'. E diciamo che è un modo di affrontare, ha un modo di raccontarti della natura umana e soprattutto delle deviazioni umane in maniera molto romanzata e tutto. Ci ritroviamo un po' tutti nei personaggi di Fight Club. E insieme a questo c'è anche Dannazione, due libri molto interessanti che vi consiglio, insieme a Il Sopravvissuto Survivor, che è anche quello un libro che merita di essere letto. Un pochettino complicato e psicologico e deviato e insomma di tutto. Allora, io qui ho, vediamo un po' che altri libri c'ho. La paura, come liberarsi della sega mentale per sempre, di Giulio Cesare Giacobbe. È un libro carino che praticamente vi dà qualche piccola strategia per evitare di farvi troppe seghe mentali e rovinarvi la vita voi stessi. Poi la biografia di Einstein di Walter Isaacson. Pare che sia una delle migliori biografie dello scienziato che siano mai state scritte, tant'è vero che questa me la porto dietro con me in Francia, e racconta veramente nei minimi dettagli la vita dello scienziato, quindi dalla sua nascita, il periodo della scuola, fino a quando poi non fa le più importanti scoperte sulla relatività. È un libro molto complicato a volte, perché escono fuori dei concetti comunque di fisica avanzata che è difficile seguire, ma lo vorrei provare a leggere con la pazienza che ho acquisito nelle cose all'età di 33 anni. A 26 mi stancavo molto in fretta, mi sarei stancato molto in fretta di un tomo del genere. Quindi questo me lo porto. Mi porto dietro anche Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman. E poi, ragazzi, direi che qua ci sono altri libri che ho letto, altri che ne ho letti di meno, ad esempio
L'uomo e i suoi simboli di Carl Jung. Questo è un libro che racconta un pochettino dei sogni e del simbolismo nella psicologia umana. È un libro che a volte rivela delle cose abbastanza spaventose, di segni premonitori o dell'esistenza della premonizione nei segni e tutto. Quindi è un libro un pochettino che ci aiuta a conoscere una parte della natura umana molto profonda, che sono poi i simboli che sono presenti ovunque nella nostra vita. E poi ho degli altri libri che invece non ho letto, quindi questo ne ho sentito parlare molto bene, Latinoamericana, I diari della motocicletta, non l'ho mai letto, come non ho mai letto poi un altro libro che è Considera l'Aragosta di David Foster Wallace, che è uno dei più grandi autori americani, uno degli scrittori americani forse più conosciuti. Sono riuscito a leggere soltanto il primo capitolo in cui racconta dell'industria del porno, me lo ricordo ancora, e della potenza dell'industria del porno, che è una potenza molto maggiore rispetto a Hollywood, per esempio, cosa che io non sapevo e che ho imparato in questo libro. Quindi purtroppo non me li posso portare tutti dietro, se no l'avrei fatto. Poi abbiamo Candido e l'ottimismo, una piccola avventura di Voltaire. Carina se uno è in cerca di positività, perché racconta di come superare, di come questo Candido che vive, che è il personaggio poi protagonista del libro, vive tutte le disavventure del mondo e come riesce a superarle, perché Voltaire è uno dei principali esponenti del positivismo. Quindi se uno cerca un manuale di sopravvivenza alle sfighe quotidiane, forse questo può aiutarvi. E poi abbiamo altri libri, American Sniper, questo me l'avevano regalato, un libro che sostanzialmente c'è troppa americanità, come il film d'altronde, forse il libro è un pochettino più profondo, perché ci sono proprio i pensieri dell'autore, è un'autobiografia, quindi tutto ciò che leggete è vero. Comunque un libro che si legge abbastanza in fretta, poi abbiamo Patrick McGrath, La follia. Questo è un libro che non ho mai letto, quindi non so, tuttavia ne ho sentito parlare molto bene ed è per questo che l'avevo comprato, ma non sono mai riuscito a portarlo, neanche a iniziarlo. E poi abbiamo questo grosso mattone, Congo, che avevo comprato solamente perché, è un libro che è stato, mi sembra, introdotto, la cui prefazione è stata fatta da, Roberto Saviano. Vediamo. O comunque Roberto Saviano ha a che fare con questo libro, quindi l'avevo comprato apposta, un libro che non ho mai letto se non le prime 20 pagine, perché inizia a parlare della storia dell'Africa dagli albori del colonialismo, o della storia del Congo addirittura, e quindi è un mattone ricco di eventi storici, di documentazione e tutto. Comunque è un libro che so che ha avuto un discreto successo. E poi abbiamo gli ultimi della collezione, quindi Jack Kerouac, La strada, un libro di viaggio molto interessante. Avevo comprato poi, quando provavo a leggere l'inglese, The Best American Science and Natural Writing. Questo sostanzialmente è una raccolta di casi scientifici, mi sembra abbastanza particolari, e sì, delle curiosità scientifiche raccontate attraverso gli scritti degli autori, mi sembra, e abbastanza particolari. Mi ricordo che l'avevo letto con piacere, un libro in inglese, The Best American Science and Natural Writing di Brian Greene. E poi mi sembra che siamo arrivati alla fine di questa cassa, ma diciamo che ci sono molti libri che ricomprerei ancora adesso, libri come ad esempio i libri di Chuck Palahniuk, che è un romanziere che mi piace tantissimo, Michel Houellebecq, che ho smesso di seguire negli ultimi tempi, anche perché mi sembra che ci sia una sorta di monotonia fra un suo romanzo e l'altro. Milan Kundera, sicuramente un libro che rileggerei molto volentieri, come altri libri come sicuramente Siddhartha di Hermann Hesse.
E per il resto io comunque rimango della mia idea di portare dietro questi unici due libri, anche perché parto in aereo, non posso portare troppa roba e niente. Spero che comunque questo libro sia riuscito in qualche modo a ispirarvi, a darvi idee magari per qualche acquisto estivo. Intanto questo video si conclude qua e noi ci vediamo la prossima volta. Un buon saluto, Andrea Cucchini.